Io sono venuto per mio figlio che lavora in Fiat Auto e scende alle 4 di mattina per andare al lavoro e non si sa mai se fa tutta la giornata lavorativa oppure no. Quindi abbiamo fatto dei sacrifici e non vogliamo essere battuti la casa. Per questo siamo venuti qua a Roma oggi. Spero che i politici ci ascoltano. Speranza, soltanto una grande pretesa è la parola giusta, perché come ha detto anche finalmente il vescovo che ha risposto al nostro appello, una legalità che non ha a che fare con la giustizia va convertita. La casa appartiene al diritto naturale dell'uomo, è il secondo diritto naturale dell'individuo, per cui il governo deve garantire un tetto ad ogni singolo cittadino italiano e anche straniero, va bene? Divulghiamo questa cosa, però soprattutto agli italiani, siamo in Italia, cioè non facciamo pagliacciate, abbiamo preteso una sospensione immediata di tutti gli abbattimenti, come già c'è per gli sfratti in tempo di pandemia. E poi ovviamente insomma ci sarà il progetto di un secondo step mirando a quella che potrebbe essere una gradualità degli abbattimenti, perché è quello che noi vogliamo ottenere. Però oggi, in questa giornata del 25 maggio 2021, abbiamo chiesto la sospensione immediata degli abbattimenti come per gli sfratti. Io sono a casa degli amici che mi hanno ospitato loro e sono a casa loro per il momento, poi non lo so. Con la speranza che le nostre istituzioni si rendano conto che questo è un sopruso, in quanto in queste case ci sono famiglie con figli e nipoti che ci vivono già da 26 anni. Sappiamo in passato che abbiamo fatto degli abusi edilizi, ma per questo siamo stati già condannati. Siamo già stati condannati dalla legge penalmente. Poi in seguito abbiamo cercato di riabilitarci, abbiamo pagato il condono, l'oblazione, gli oneri, l'IMU e tutto quanto. Ma il governo a questo punto deve intervenire, deve fare in modo di fare una legge per fermare, almeno nel periodo della pandemia, questi abbattimenti, senza più mandare gente che già si trova in gravissime difficoltà economiche in mezzo alla strada. Io penso che non sia andata male, un incontro proficuo, erano presenti tre partiti, rappresentanti del Movimento 5 Stelle, di Forza Italia e della Lega, che hanno ascoltato quelle che sono, quello che è il grido di dolore che è venuto fuori da questa piazza, in buona sostanza illustrando brevemente quella che è la problematica più generale, ma soprattutto che cosa si ha bisogno attualmente d'urgenza. Abbiamo chiesto una moratoria per quanto riguarda le demolizioni, almeno per il periodo di pandemia Covid, così come è già stata accordata dallo stesso legislatore per quanto riguarda gli sfratti. Questo consentirà di respirare un attimo in questo momento che la gente si vede demolire la propria abitazione e guarda caso sempre la prima abitazione e non ci sta posto poi dove si deve trasferire. Hanno assunto l'impegno che questo sarà oggetto di proposta emendativa nel prossimo decreto utile, adesso l'auspicio è quello di passare velocemente dalle parole ai fatti. Teso che la materia è stata ampiamente sviscerata e sono state anche avanzate delle proposte dal punto di vista legislativo, con l'auspicio che poi si possa affrontare definitivamente il problema. Però noi dobbiamo, anche nel rispetto di questa piazza, noi dobbiamo adesso chiedere, come abbiamo fatto, quello che è necessario, passando poi a fare quello che è possibile, e quindi quello che è necessario oggi è un decreto d'urgenza che blocchi le demolizioni immediatamente, equiparando la demolizione allo sfratto. Dopodiché abbiamo bisogno di provvedimenti legislativi che possano prendere in esame una problematica così vasta che, guarda caso, è più maggiormente sentita in Campania. Quindi bisogna cominciare a ragionare di provvedimenti legislativi che possano tener conto di una gradualità delle demolizioni, che possano tener conto della possibilità di andare ad applicare anche da noi quella che fu una legge dello Stato, la famosa 326 del 2003, insomma è quella di poter trasferire all'articolo 44 del DPR 380 la sanzione amministrativa che attualmente non si prescrive mai, e quindi assistiamo a demolizioni anche di immobili realizzati da circa 30 anni. Questi sono argomenti legislativi, proposte che i sindaci, i comitati, la popolazione mette sul tavolo all'attenzione del legislatore affinché questa problematica, dopo 12 anni di chiacchiere, possa realmente essere affrontata.